Attenzioni concentrate su Mbappé alla vigilia. Ne ha fatti tre l'ultima volta. Squadra già in campo, si attende solo il fischio dell'arbitro. Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Con me, come sempre, c'è Daniela Dani. Sariatti in pronta a regalarci altri 90 minuti di grandi emozioni, non staccatevi dal divano. Si affrontano United e Fiorentina. Sfida di cui si è detto e scritto molto la vigilia, si è parlato anche troppo. Ora ci siamo. Speriamo che le due squadre possano offrirci uno spettacolo all'altezza, questo è il mio augurio. A metri per andare. Ha avuto il pallone per sbloccare subito il match, ma l'ha sprecato. Non riesco francamente a trovare spiegazioni a questo errore. Può metterla in mezzo. Ha esagerato qui con la potenza, palla troppo lunga. Che gol fantastico! Ha trovato la rete con una volée spettacolare. Cross davvero perfetto, come evidenziato anche dal replay. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Lo United verso l'area avversaria. L'arbitro lascia correre. Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. Occhio al tiro. Conclusione che termina alta di poco. Sento qui in tribuna, qualcuno aveva gridato il gol, la palla ha sfiorato la traversa. Colleghiamoci subito perché è cambiato qualcosa nel match del Toro. Prima rete della partita per il Torino. Si sblocca dunque il match, 1-0. Alla gol importante, il portiere dice di no. Occhio al tiro della bandierina. Recuperano bene il possesso qui. Tolisso. Suggerimento in area. Prova a far partire il tiro. Efficace l'intervento del portiere. Pallone in mezzo. Pallone che viene allontanato. Amrabat. Prova su Cech. Tentativo respinto. Interviene sul pallone, non c'è fallo. L'arbitro non interrompe, c'è norma del vantaggio. Si libera bene, occhio perché è solo. Entra sul pallone, sventa il pericolo. Tolisso, ottima occasione. Intervento così così, attenzione. Occhio all'avanzata dei Viola. Protegge il pallone con il corpo. Non va, nulla da fare. Mi chiedono la linea perché è cambiato qualcosa nel match del Genoa. Prima rete del match per il Genoa. Si sblocca dunque il match, 1-0, quando siamo giunti al 20esimo. Perfetto, grazie. Cross al centro. Un gol bellissimo, calciato di prima intenzione, traiettoria fantastica. Di
Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Il difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Ha poi fatto rimbalzare la palla prima di gonfiare la rete con una splendida conclusione di mezzo volo. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Amrabat. Fiorentina che si affida a una buona rete di passaggi. Riconquista palla e fa ripartire l'azione. Andiamo in studio perché c'è una novità che riguarda il match della Sampdoria. Prima rete della partita per la Sampdoria. Risultato che torna dunque in parità. 1-1 al minuto 24. Grazie per l'aggiornamento, puntuale come sempre. Avanza lungo la fascia. Azione che sfuma, pallone che torna agli avversari. Nulla da fare. Si fa vedere in avanti. Può andare in porta qui. Ecco il gol. Risponda con l'aiuto del palo. Questo gol va visto da un'altra angolazione, Pierre. Conclusione solo sporcata dal portiere. Palla che è terminata in rete. Sembrava esserci, eh. Il punteggio adesso è di 2-1. Occhio all'avanzata dei Viola. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. Ronald Araujo. C'è il vantaggio, giusto non interrompere. Fofana. Tengono saldamente in mano il possesso palla, limitandosi a farla girare nella propria metà campo. Recuperano palla. C'è spazio per ripartire. Arbitro che fischia, visto che di fatto non c'era una situazione di vantaggio. Bravo l'arbitro a non interrompere l'azione, dato la norma del vantaggio. E c'è il gol, aumenta il proprio vantaggio, grande prestazione. E rivediamo l'azione del gol. Gran parte del merito va all'autore del cross, colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Amrabat. Lo vede. Buona qui la lettura del difensore. Tolisso. Non può fallire, attenzione. Pericolo. Sono ancora sotto di un gol, ma certamente hanno riaperto la gara. Il gol ci viene mostrato da un'altra inquadratura e guarda l'esecuzione, è perfetta, Pier. Abbiamo coordinazione, potenza, è un gran gol.3 a 2, partita molto spettacolare. Intercetta il passaggio. Bravo a intercettare il passaggio, non che fosse difficile. Tolisso. Interrompe l'azione e recupera palla. Deve sfruttare questa occasione.
Il riflesso del portiere, ma pallone ancora in gioco. Recupera senza difficoltà qui il portiere, che poco fa invece si è superato per evitare il gol. Ma io, Pier, sto ancora ripensando quella parata. Ha tolto letteralmente la palla dalla porta. Si oppone con sicurezza qui il portiere. Occhio al corner. Azione che sfuma. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. 3-2 alla fine della prima frazione. Palla in gioco in questo secondo tempo, risultato favorevole allo United. Riconquista il pallone. Tenta la conclusione. Eccolo il pareggio. Sono stati bravi a non disunirsi. Questo gol merita di essere rivisto, per far vedere come si calcia la palla. Potenza, precisione, c'è tutto in questo tiro. Le due squadre sono di nuovo in parità, davvero una partita che regala emozioni. Mbappé fischia l'arbitro per una posizione irregolare. Ha avuto troppa fretta di avventarsi sul passaggio, Pier, e ha capito di essere in fuorigioco quando ormai era troppo tardi per rientrare. Scopriamo insieme la prossima gara, che potrete seguire come sempre in diretta su EA TV. Due grandi squadre stanno bene in campo, si vede la mano del tecnico, è un piacere vederle giocare, io non me la perdo di sicuro. Subito a collegarci, perché ha cambiato qualcosa nel match dell'Empoli. Facciamoci raccontare le novità. Attenzione, passa il difensore. Decisivo qui il portiere. Nell'uno contro uno ha fermato l'attaccante lanciato a rete. Si parla spesso di parate che valgono come un gol. Questo è uno di quelle. Segna 1-0 per il portiere. Potrebbero portarsi in vantaggio se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina. I tifosi avvertono l'importanza del momento e provano a trascinare la squadra verso il gol. C'è il cambio dunque. Corner battuto in mezzo, spazza via. Sta avanzando, palla respinta. È sempre lui che ferma un altro pallone insidioso. Lo sai, perché stiamo davvero assistendo ad una bella partita. Il possesso palla non fa prevalere una squadra sull'altra. C'è equilibrio tra le forze in campo e sostanzialmente il pareggio è giusto. Io mi aspetto un guizzo, un gol che potrebbe dar più emozioni ancora nel finale. Perde palla. Occhio all'avanzata dei Viola. Traversone sul primo palo. Salvataggio sulla linea. Grande appuntamento in arrivo qui su ATV, una delle gare più attese della stagione. Entrambe hanno giocatori in grado di trovare il gol in qualsiasi momento. Praticano un calcio veloce, dovrebbe essere garanzia di spettacolo. La raccoglie senza problemi. Lo vede. Gran dribbling. E c'è il gol. Si riporta in vantaggio dunque. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Quante emozioni, soprattutto quanti gol. Punteggio sul 4-3. Grande tempestività di questo intervento. Mbappé. Conclusione larga che non ha trovato la porta. L'intenzione era buona, Ha esagerato con la mira e ha mancato il bersaglio. Suček.
Andiamo subito a sentire le novità che riguardano l'Empoli. È cambiato il punteggio. È arrivato il terzo gol per l'Empoli. Risultato che li vede avanti 3-1 al 69esimo. Grazie per l'aggiornamento, puntuale come sempre. Ecco Mbappé. Recuperano palla. Lainez. Buono il controllo nonostante il traffico. Potrebbe crossare. Palla che rotola via. Spinge lo United a caccia di spazi. Pallone che è uscito, ci sarà rimessa dal fondo. Guadagna metri Mbappé. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Splendido intervento difensivo. Recupera la palla con un buon intervento. Passò alla palla, sventa il pericolo. Andiamo in studio perché c'è una novità che riguarda il match della Sampdoria. È arrivata la seconda rete per la Sampdoria. Rete griffata Diallo. Conclusione deviata che non ha lasciato scampo al portiere. 3-2 il risultato. Sono passati 79 minuti. Grazie dunque per l'aggiornamento. Occhio perché perdono un pallone pericoloso. Tenta la botta da lì. Dice di no. Tuffo prodigioso. Forze fresche nel tentativo di difendere la situazione di vantaggio. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Brutta difesa, qui palla ancora pericolosa. Hanno rischiato di subire il pareggio qui. Chiusa la porta a doppia mandata. Ha blindato il risultato qui nel finale. Mbappé. Ci sono metri per Mbappé. Ottima occasione. Un colpo da biliardo, il pallone in rete. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. E si è avventato come un falco sulla palla Mbappé, che non ha lasciato scampo al portiere da pochi passi. Colleghiamoci subito perché è cambiato qualcosa nel match del Toro. Seconda rete della partita per il Torino. Punteggio che ora è sul 2-1 al minuto 86. Grazie per l'aggiornamento, puntuale come sempre. Crossa verso il centro. Errore banale dello United. Guarda il movimento in area. Hanno avuto l'occasione per portarsi a meno uno, adesso è davvero molto difficile recuperare. Se avessero segnato, avremmo assistito a un finale ancora più infuocato. Sono 120 secondi, questa è l'entità del recupero. Mbappé va via la marcatura. La mette in area verso il compagno. Conclusione che finisce di poco sul fondo. Provato la botta, ma da quella distanza, ma appoggiala, no? Pallone intercettato. Fischia alla fine l'arbitro, esultano i tifosi di casa per questo successo. La squadra di oggi mi è piaciuta al di là del risultato. Devo dire che ho visto parecchie cose che mi hanno convinto. È stato uno dei mattatori del match. Una prova di altissimo spessore la sua. La vittoria di oggi porta soprattutto la sua firma. Ha messo a segno una doppietta d'applausi, ha trainato la fase offensiva, capitalizzando dove serviva per mettere in cassaforte il risultato finale.